Amici, benvenuti a Senza Schei, l'unico tutorial in grado di suggerire, ma suggerire cosa? Una vita senza schei. Una guida pratica, nonché ironica, sul momento che sta vivendo questo paese. Forse voi, noi di sicuro, senza schei. Questo paese, Giorgio, che noi abbiamo girato in lungo e in largo. Il faccio con la nostra macchina. Ma perché anche noi abbiamo la patente, amici, ce l'abbiamo anche noi, la danno a tutti. Due deficienti patentati. Certo, per noi non è facile, infatti storicamente quando i veneziani si muovono per andare appunto in terraferma con la macchinina si fanno riconoscere subito. Se siamo a piedi, solo per attraversare una strada ci mettiamo due ore, perché non sappiamo mai deciderci. Aspetta un attimo. Se siamo noi a guidare invece, grazie al disastro, perché stop, precedenze, sensibilitati, li sbagliamo tutti. Avete capito perché adesso ci gridano per la strada? Veneziani, restate alla vostra! Andiamo capiti, però, perché guidare non fa parte delle nostre abitudini, però va detto che con uno sforzo noi la patente siamo riusciti a farcela. Certo, ci è costato un po', ce la siamo sudata. Altro che sudata. Ma veramente sudata. Ma dico, ma l'ora di guida, ma la paghi? E allora dico, se sei in ritardo, avvisaci, no? Siamo qua per quello. Sì. E infatti, anche oggi è in ritardo. Vediamo. Buongiorno. Ecco qua. Bene. Senti, dicevo, se sei in ritardo, avvisaci. No. Come è andato l'esame di teoria? Benissimo, sono stato promosso. Ho fatto solo un errore. Il primo presentarte. E il secondo? Ho sbagliato solo un cartello, quello con la lettera T. Ah, strada senza uscita. Io ho scritto che voleva dire tabacchi. Senti, Ene, adesso rilassati. Tutto un po' agitato. Ma quando entriamo in macchina e quando te la senti, ok, metti in moto e andiamo. Tutto agitato, arriva qua tutto tuo a bombo. Metti in moto. Sì, metti pure in moto. Mi curi, ma non c'è il cordino qua. Vabbè, senti, metti in moto io, ok? Adesso Madonna. Tranquillo, ok. Adesso entriamo in rotatoria, frena seconda freccia a sinistra, girati e controlla dietro, velocissimo. Sì, ma devi dare un'occhiata veloce, non ti può star me a due ore. Sì, ma guardi che tu questo finestrino qua. Si chiama specchietto. Va bene, tu questo specchietto non ti vede mica tanto bene. Sì. Perché sembra che ti si devo guardare una radiografia, veloce, un dai. Un attimo, mi scusi un attimo che devo bere un giro d'acqua. Ma cosa ti metti a bere? E poi non puoi mica lasciarmi il volante così, no? Poi non senti il motore. Terza. Oh, Titi, stai tranquillo, le ho appena detto che sono tutto additato. Mi sta facendo da una testa codita. Siamo appena partiti da 150 metri. E poi gli ho detto che devo bere un po' d'acqua ogni tanto. Non vorrà mica che muoia di ridatato, no? Sì, ma perché sei nervoso? Invece devi stare tranquillo, rilassato. Ti fa pretto lei a dire tranquillo, rilassato. Con tutte le robe che c'è da far qua. Frena, accelera, schiaccia piano la frizione. Guarda lo specchietto, metti la fretta. Oi! Sì, ma siccome non sei l'unico che guida, dovrai pur guardare cosa fanno gli altri fuori, no? Ho capito io, ma finché non imparo come che te dopera tutta questa roba qua dentro. Quando vuole che abbia il tempo di guardare anche quello che tu ti hai fuori. Certo, adesso muoviti, frena che è rosso, guarda che è rosso, frena, è rosso, oh ma siamo passati col rosso, ma che sei matto! Madonna, quanto carino, siamo passati, e ora vada, no? Ok, senti, per oggi basta così, adesso accosta a destra e spegni il motore. Butto l'ancora. Cosa ti posso fare le dame domani mattina? Del sangue. Dico, ma guidare la macchina è una responsabilità. Cosa vuoi farmi l'esame domani mattina? Tu non sei neanche capace di mettere in moto. Vabbè, anche lei però è proprio pretidino, va proprio in cerca del pelo nell'uovo. Avrò qualche intentetta, ma basta un po' di pratica, no? No, ma non è questione di pratica. Guarda, vieni qua, vedi, tu vieni qua e dici, non c'è il cordino? E dove butto l'ancora? Ma tu stai bene in laguna, appunto, con il tuo barchino. Ma perché vuoi farti la patente? Ma perché? Perché? Perché ho deciso di farmi la patente perché ho pensato mi faccio la patente perché sono fatti miei.
Allora, com'è andato l'esame di teoria? No, stavo chiedendo io, com'è andato l'esame di teoria? Bene, bene, perché sono stato promosso. E quell'esame invece che dovevi fare alla testa? Non mi hanno trovato niente. Infatti, immagino che non hanno trovato niente. Hanno aperto la testa, non hanno trovato niente. Allora è andato benissimo.